però vorrei sentire da qualcuno del pubblico che ci dicano qual è il loro rapporto con il libro, cioè cosa pensano del libro. Vuoi tu dire qualcosa? Come no? Io pensavo a qualcuno di tipologia diversa. Puoi scegliere qualcuno. Buonasera a tutti. Io volevo fare i complimenti al Centro Socioculturale che, per ribadire, anche che non è il primo anno che si fa questo discorso della festa del libro, in quanto il Centro Socioculturale nell'amministrazione comune 2011-2012 è stato il soggetto promosso il libro nella Fiera Nazionale di Cortaferrata. In quel contesto ci sono stati ben 54 progetti più 74 delle associazioni locali, quindi siamo sulla strada di valorizzare ancora di più con il monumento nazionale, ovvero con il monastico della Biblioteca Nazionale, ma ancora di più con l'Università Autogliata, che non ne dimentichiamo, che ha un corso di restauro del libro. Quindi queste sinergie ben vengano e grazie per averci dato questa grande occasione. Grazie al Centro Socioculturale. Sì, no, grazie, hai ragione nel precisare questo. Io mi riferivo però, per amore di precisione, alla festa del libro in occasione della Giornata Mondiale del Libro. Il 23 aprile è una data canonica, diciamo così, ufficiale in tutto il mondo, ed è la prima volta che organizziamo la festa del libro in questa data che ho trattato, in questo intendevo. Ecco, però vorrei sentire, ecco, allora, dimmi tu, qual è l'ultimo libro che tu hai letto? Oddio, ho letto È la domanda più banale. Vedi che aveva due cuori, e vedi chiamata a due cuori. Cioè, l'ho trovato molto interessante, perché parla appunto dei valori antichi e forse veri. Ok. Che cos'è il libro per te? Un viaggio. Bellissimo quello che hai detto. Non so se ne eri consapevole di quello che stai dicendo, però è bellissimo. Un viaggio. Bene. Adesso però dice Antonella, anche tu vuoi dire qualcosa. Io voglio parlare come archeologa e fare i complimenti. 30 secondi, dire, tra lo scavo e la pubblicazione passa del tempo, per fare le pubblicazioni servono i soldi, il rapporto mio con il libro è questo, che soffro talvolta, come sto parlando di un archeologa, tra la necessità di trovare il modo di rendere pubblico quello che si scava. E poi per il libro mi piace. Lasciamo a Grottaferrata anche quello che siamo nei libri che favoriamo.